Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per la documentazione dell'ottavo giorno di questo viaggio Marche agosto 2022. Oggi è giovedì 18, ci troviamo all'hotel La Fonte di Osimo. Voi pensate che culo che abbiamo avuto. Abbiamo avuto tutti i giorni bel tempo, gradevole, caldo ma non eccessivo, cioè non robe tipo 38-40 gradi. Quindi una temperatura da poter anche comunque bene o male girare e fare comunque bagni al mare, alla sbocca. E combinazione, oggi ci siamo svegliati anche un pochettino nuvolo, la temperatura è un po' incerta, nel senso non incerta la temperatura è leggermente più bassa, un po' più fresco, il tempo un pochettino incerto, ma oggi è il giorno di partenza, quindi noi adesso prepariamo i pacchi. Ci dirigiamo verso Forlimpopoli, dove abbiamo prenotato lo stesso albergo dell'andata. Facciamo tappa a Forlimpopoli. Il meteo per oggi dà sole, nuvoletta, non caldissimo, però insomma forse anche 30, ci arriviamo, 31. Ottima occasione per fare ancora un bel bagno rinfrescante nella piscina dell'hotel. Anche per viaggiare queste temperature qui direi che vanno bene, però per domani qua combinazione Osimo, nella zona delle Marche, Riviera del Conero, sono previsti temporali, quindi tempo veramente brutto, ma noi domani non ci siamo. Dalle nostre parti abbiamo avuto notizia che in questi giorni in cui non c'eravamo ha fatto brutto, temporali, combinazione quando arriveremo poi noi, che sarà il 20, quindi dopodomani, dal 20 in avanti torna il bel tempo, quindi praticamente noi abbiamo inseguito il bel tempo, così possiamo dire. Prepariamo gli ultimi pacchi ragazzi, i pacchi sono già tutti quasi preparati, pronti e ci avviamo in direzione direi nord-ovest. Stiamo procedendo lungo l'Adriatica in direzione nord-ovest, ragazzi, il cielo diventa sempre più nero, ma nonostante questo abbiamo 31 gradi in questo momento, traffico direi che quasi non ce n'è, finora tutto scorrevole, direi che è anche il meteo migliore in assoluto per viaggiare, perché se ci fosse un sole che spacca le pietre ci sarebbe da grondare di caldo, invece si sta veramente bene. Ok, siamo arrivati a Rimini Santa Giustina, dove facciamo pausa ristoro. Devo dire che dalla partenza da Osimo stamattina il viaggio finora è andato benissimo. Abbiamo di nuovo trovato un po' di pioggia, ma non proprio temporaloni, qualche rovescio di pioggia all'altezza di Pesaro. Pare che a Pesaro vada molto di moda la pioggia, esattamente come l'andata, ma l'andata era temporale molto più intenso, traffico direi scorrevole, temperature ideali per comunque viaggiare, ci sono circa 26-27 gradi e in questo momento non sta piovendo, ha piovuto prima e direi tutto bene per il momento. Facciamo quindi la prima pausa ristoro di questo viaggio di rientro, una ultima valutazione sull'hotel La Fonte di Osimo, direi veramente molto molto consigliato, un albergo in cui ci si trova bene, si paga il giusto, le camere sono belle, forse un po' piccoline, ma insomma ci sono anche dei balconcini e soprattutto non in tutte le camere, ma dal versante diciamo al di là di Osimo, tenendosi le mura alle spalle, c'è tutta la vista come avete visto più volte, anche la servitù molto efficiente, la colazione ricca, abbondante, quindi fortemente consigliato. Ricordatevi ragazzi, Hotel La Fonte di Osimo. E adesso andiamo con la pausa ristoro. Come si chiamano già tubi, cannellone, lì è roba corta, lì al sugo di... Rigatoni alla matriciana. Buono? Altro che. Appena finito di mangiare una porzione gigantesca di lasagne verdi a ragù, uno spettacolo. Dopo pausa ristoro riprendiamo il viaggio in direzione Forlimpopoli. Mila? Brava! Ed eccoci sulla tangenziale di Cesena. Tra 600 metri alla rotonda. Ed eccoci arrivate di nuovo all'hotel Giannina di Forlimpopoli. Ed eccoci arrivati ragazzi, la volta scorsa avevamo la camera 501, questa volta la 504. Ok,
telecamera 504 con vista sulla piscina che si intravede appena appena, e che adesso andiamo subito a sfruttare. Addirittura tre letti, esattamente come al viaggio di andata. Tempo sempre più nero, preoccupante, cielo grigio, minaccioso. Ok, fatto l'ultimo bagno in piscina, ragazzi. Abbiamo sentito che da tutte le parti ha fatto e sta facendo un tempo allucinante, disastri, uragani, nubifragi, grandinate, soprattutto nelle regioni Toscana, Lombardia, Emilia. Fortunatamente noi adesso qua, per carità, siamo in Romagna, ma... Allora, prima dove abbiamo fatto pausa ristoro, poco fuori Rimini, c'era 26-27 gradi e insomma cielo grigio minacciava, però vabbè, siamo riusciti sempre ancora a mangiare all'aperto tutto quanto. E poi però spostandoci qui, di nuovo è girato sul bello, 30-31 gradi, infatti abbiamo fatto il bagno sotto il sole. Peccato che adesso, che si sta avvicinando lentamente l'ora di cena, vedete i cieli come sono. Siamo leggermente preoccupati perché se vengono giù tempeste, oddio, se viene giù qualcosa anche di violento stanotte, insomma, finché non è grandine, vabbè, ecco, è un lampo adesso, non sono riuscito a riprenderlo, porca vacca. E si sentono tuoni in lontananza, speriamo soltanto di riuscire a evitare tutto, finora ci siamo riusciti alla grande. Ha fatto disastri tutto dove, da tutte le parti tranne dove eravamo noi. Speriamo di riuscire a continuare. E sentite? Tuoni. Tuoni, lampi. Boh, vediamo cosa succede. Esattamente come da previsioni, ragazzi, guardate, temporale. Cena, esattamente come la precedente volta, al ristorante dell'hotel Giannina. Sono un po' indeciso, ma un'idea potrebbe essere quella del risotto zucca e speck. È da una vita che non mangio più il riso. È arrivata l'ora di andare a nanna. Buonanotte e alla prossima puntata.